E come avete visto, ho già fatto colazione, mi sono vestito, ho messo anche questi orecchini e adesso inizierò a fare la prima lezione del giorno che è dalle 8 e mezza alle 10 di italiano, poi dalle 10 alle 11 ho scienze, poi dalle 11 alle 12 non ho niente, e dalle 12 alle 13 ho fisica. E poi il pomeriggio, dalle 4 e mezza alle 5 e mezza avrò storia. Perché deve interrogare e si può anche non assistere all'interrogazione. Io assisterò perché lunedì sarò interrogata in storia e quindi mi è utile ascoltare le altre interrogazioni. Adesso ho già preparato tutto sulla scrivania e direi di iniziare le lezioni. A dopo! Ragazzi, sono le 9.05 e abbiamo già finito lezione, praticamente abbiamo finito lezione un'ora prima perché ha interrogato solo. Due persone su quattro perché le altre due non si sono presentate, non ha spiegato niente, cioè già con lei le lezioni sia in classe ma anche a casa durano meno, ma così poco non l'ha mai fatto. Però vabbè, meglio, abbiamo un'oretta di pausa e poi avremo scienze. Questa è la mia postazione durante le videolezioni, quindi il computer o a destra o a sinistra, dipende. Poi qui appoggio il telefono. Ecco, è arrivato un messaggio, qui appoggio il telefono e niente, poi libro, quaderno, scrutino eccetera. E appunto a pausa perché uh, abbiamo finito prima lezione, adesso direi di fare il letto. Allora ragazzi a mezzogiorno e 10 ho finito tutte le lezioni per questa mattina, mi sa che stamattina ho fatto un po' di confusione a dirvi gli orari perché quella di fisica in realtà era la lezione di matematica e non era dalle 12 alle 13 ma dalle 11 alle 12 e quindi in questa oretta di pausa prima di mangiare credo che ripasserò un po' storia. Allora, come potete vedere, la scrivania ha preso tutt'altro aspetto perché, appunto, devo fare storia e devo evidenziare e studiare il capitolo 13 perché. Mh, la prof ha questa sintesi, visto che non dovevamo farlo tutto, e sono quattro pagine di sintesi, e quindi adesso le evidenzio, perché lunedì appunto sono interrogata in storia su quattro capitoli, perciò ho anche il mio portalistini, e se avete visto il video del mio metodo di studio, sapete ormai bene come io studio, se ve lo siete persi, siete interessati, vi lascio il link giù in bio, e comunque appunto devo questi quattro capitoli... 3 da qua e 1 da qua. Quindi adesso evidenzierò. Ok, come potete vedere, ho finito di evidenziare. però queste cose non le schematizzerò, le studierò direttamente da qui. E niente. È l'una meno un quarto. Quindi adesso uh, ripeterò un po', inizierò a ripetere i, i due capitoli sulle esplorazioni e poi oggi pomeriggio farò questo e l'altro capitolo. Si sì, è lunedì 20 e ho finito di uh, studiare quei due capitoli e gli altri due appunto li farò oggi pomeriggio perché tra <ride> un paio di minuti appunto è pronto e ho abbastanza fame. Mangiamo mozzarella di bufala e carciofi tipo, dopo vi mostrerò. E oggi pomeriggio mi dovrò allenare, ripassare storia quei due capitoli che mi mancano anche perché voi dalle 4.30 alle 5.30 avrò la video-lezione di storia come vi ho spiegato stamattina, e niente, quindi questo sarà il mio pomeriggio. E poi vi mostrerò anche gli esercizi che sto facendo in questi giorni, in questa settimana, perché ho iniziato un programma differente rispetto a quello che ho fatto per più di un mese, perché di solito... Utilizzo le app per il telefono e invece questa settimana, e sarà così anche per la prossima e magari anche più avanti, utilizzerò dei video dove fanno vedere gli esercizi da fare. Anche perché, uno, il tempo passa più velocemente, e due, mi piace vedere qualcun altro che fa gli esercizi e mi sembrano anche più efficaci comunque poi vi mostrerò quali sto seguendo in queste due settimane perché ho deciso di fare due settimane molto intense le faccio mezz'ora di allenamento tutti i giorni di solito facevo 20 minuti per 4 giorni a settimana quindi queste settimane sono molto più intense però ho preferito far così ho finito di pranzare sono le 2-10 circa Adesso mi riposerò più o meno fino alle tre e abbiamo mangiato, come avete visto, la mozzarella di bufala, i carciofi e le alici piccanti. Non le avevo mai mangiate, a me pesce neanche fa tanto impazzire. Pochi tipi di pesce mi piacciono, ma queste alici erano abbastanza buone, quindi le mangerò anche in futuro. ed È una cosa stranissima. Però sono molto contenta di aver scoperto quindi. A ah, 16 anni un cibo nuovo. Bene. Comunque, adesso mi riposerò, guarderò qualche video su YouTube col computer. Cioè, questo è il primo momento della giornata in cui uso YouTube oppure mh, guardo le serie TV. Se no, gli altri momenti liberi della mattinata ripasso. Uh, guardando i social ma neanche tanto giusto qualche minuto perché come avete visto la mattina ho comunque molte lezioni a parte il giovedì che ne ho una sola di mattina e a volte una al pomeriggio una cosa che vedo sempre dopo mangiato è un video di Colmen Didi perché sta facendo i, i daily vlog quindi tutti i giorni pubblica un video e io adoro i vlog poi se pubblica tutti i giorni è molto bello e mi piace molto perché è molto simpatica come ragazza, è molto genuina, spontanea, quindi ve la consiglio. Quindi adesso di sicuro questo sarà il primo video. Anche lei, Vanessa Russo, mi piace un sacco e anche questo è l'ultimo video che ha fatto uscire oggi. Poi mi piace molto lei, che è hey Mati, Simona, NTV, sono diversi youtuber che mi piacciono. E niente, quindi ora vedrò questo video perché è un get ready with me. Quindi appunto si prepara, si trucca e intanto chiacchiera, quindi fa molto molto compagnia. E in queste giornate sono molto belli questi video chiacchiericci. Quindi iniziamo. Senza farlo apposta, M mezzadri alle 2:30 e ha fatto uscire un nuovo video. So che non si chiama più MTV, ma per abitudine ormai la chiamerò sempre così. E quindi iniziamo. Come vedete sono le 3 e perciò io sono già sulla scrivania pronta a uh, ripetere questo che è il capitolo 16, diciamo, Oops. e questo che è il capitolo 14. E devo fare anche abbastanza in fretta perché alle 4 e mezza ho lezione, quindi fra un'ora e mezza, ma devo anche allenarmi e l'allenamento è di mezz'ora e poi devo lavarmi, quindi devo essere abbastanza veloce a ripetere, cioè tipo per le 3 e mezza. Mezz'oretta devo riuscire a ripetere per forza. Speriamo. Nella clip di prima avevo appunto i capelli nel cappuccio, ma vabbè, fa niente. Volevo anche dirvi che ho già iniziato a uh, montare questo vlog. E niente, quindi visto che ormai è metà giornata, sta so, diciamo a un buon punto, ho montato tutte le clip che ho fatto stamattina, però ora è proprio il momento di iniziare. Allora, ragazzi, come avete potuto leggere, sono le 5.25. Ho finito di ripetere storia. Ci cioè avrei piaciuto super, super veloce. Sono molto contenta, così adesso mi cambio. Ok, mi sono cambiata, e non ho messo le mie solite cose per fare ginnastica perché. Ho sia top che pantaloncini a lavare, mi ho messo semplicemente questa cantina rossa perché si abbinava ai pantaloni che avevo a disposizione, l'ho arrotolata perché è più comoda, e poi questi pantaloncini tappetino, borraccio, ora prendo e vi mostro anche gli esercizi. Mi sono creata su YouTube una playlist uh, privata con i video che sto usando, tranne questo. Questo qua l'ho provato ma non mi piace tanto per l'addome. E questo qui è quello che utilizzo per l'addome, che è super, super uh, famoso, è molto conosciuto. E tante ragazze, soprattutto americane, hanno fatto vedere che in due settimane hanno ottenuto un risultato pazzesco. Quindi io poi vi farò sapere. E niente, quindi questo qui per l'addome, ed è di 10 minuti. Poi, ed è di Chloe Thing. Poi questo è di Bo Beautiful che è una ragazza che mi piace un sacco, mette molta, molta serenità, infatti dopo vi mostrerò pure dei scenari bellissimi dove si allena e faccio sia gambe che braccia con lei e anche lei ha un programma di due settimane, però vabbè mi piace molto quello che fa fare, è un po' più faticoso diciamo, però è molto molto bello ed è poco più di 10 minuti e poi è questo qui L'ultimo allenamento che faccio, che è quello di braccia, che sono 5 minuti e niente, quindi faccio questi tre allenamenti all'incirca ci metto mezz'oretta a farli perché comunque ho anche i miei tempi. E questi ogni 30 secondi si cambia esercizio, ho poche pause. Questi due non hanno pause, però io ogni tot le prendo anche semplicemente per bere perché è molto importante idratarsi. E tutte e due le ragazze parlano in, in inglese, però io non mi soffermo su. Quello che dicono, diciamo, ma più che altro per capire gli esercizi, uh, guardi i loro movimenti ovviamente. E non metto neanche la musica di sottofondo perché comunque mi piace sentirle parlare, oppure se metto nella musica loro di sottofondo mi piace ascoltarla. E quindi non metto praticamente mai la mia playlist workout e niente, direi di iniziare subito. Ah, e lei mette qui il tempo, qua ti dice la percentuale di appunto a che punto sei con gli esercizi e qua sotto, agli ultimi 10 secondi, ti fa vedere il prossimo esercizio. Primo allenamento andato, secondo allenamento andato, guardate che bel posto che è. So. Finita anche il terzo e ultimo allenamento, e guardate già che bello il posto! Ho finito e oltre a avere il computer scarico, sono le 16:08, le due minuti fa. Abbiamo iniziato: 35, 35 forse più di 35, comunque mezz'oretta. E niente, sono molto, molto contenta. Ora doccia veloce e mi devo ripreparare per fare il lezioni. Come vedete sono le 4:29 e io sono pronta. Allora, ragazzi, sono le 5:32, la prova ha finito di fare la lezione, come potete vedere, ho scritto tutte le domande, sono 30 domande e non ha chiesto tutti e 4 i capitoli, ma solo 3. Quindi vabbè e niente, secondo me erano abbastanza semplici come domande. Quindi niente, sono contenta perché eh, riuscivo a rispondere a tutte, perciò ottimo. Momento merenda. Buonasera ragazzi. Allora, sono le 11 meno 10 e io sto per andare a letto dopo cena. Ho avuto semplicemente una serie TV, un episodio di Dawson Creek. Poi ho parlato un po' come e mia, mia sorella, quindi ho fatto questo. Adesso andrò in bagno e poi andrò a letto a leggere. E niente! Quindi concludo qua il video, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia fatto compagnia, se vi va potete mettere un bel pollice-in-su ed iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video che escono ogni domenica e noi quindi ci vediamo domenica prossima un prossimo video. Bye!